Giappone si riconferma grande protagonista alla 71esima esposizione internazionale del motociclo. A EICMA 2013 sono numerose le novità presentate da Yamaha, Honda, Suzuki e Kawasaki. Si parte con Yamaha, che ha portato a Milano ben 13 anteprime, tra cui l'attesissima Naked MT-09, un bolide della casa di Iwata che monta un motore 3 cilindri di 850 cc capace di sviluppare 115 cavalli di potenza, e le due super sportive nate dalla MotoGP R1 e R6 Blue Edition. Benvenuti nello stand di Honda. Ecco le novità presentate all'EICMA 2013. EICMA 2013 per Honda è una grande vetrina. In realtà forse quest'anno potevamo anche riposarci, perché dopo 3 anni in cui abbiamo portato tantissime novità potevamo anche goderci i frutti, e invece siamo venuti con ben 14 novità. Ora ci troviamo nell'area del Touring, Sport Touring e Luxury Touring, dove vediamo un'icona del Sport Touring, che è il WFR 800F, completamente ridisegnato. Ridisegnato sia dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista di godibilità delle caratteristiche del motore e tante altre chicche tecnologiche, tipo i fari a LED, full LED, sia anteriori che posteriori, e tante altre cose. Accanto abbiamo la CTX 1003, che è la capostipite della famiglia CTX, che sta per Comfort Technology Experience, e che vede nella 1003 la Luxury Cruiser per eccellenza, quindi il massimo del comfort, il massimo della tecnologia che Honda sa esprimere per un turismo comodo, e le due sorelle CTX 700 e 700N, che sono turismo e nuda, due versioni 700 che saranno sicuramente apprezzate anche per la grande fruibilità, sella molto bassa, comodità di guida, pedane avanzate. Ma anche nell'area Supersport Honda ha portato tantissime novità. Ha per la prima volta introdotto la Firebird SP, è la prima edizione speciale creata su Firebird da sempre, che è l'icona del Supersport, con tante caratteristiche tecnologiche di eccellenza. 181 cavalli, che sono stati anche quello che è stato apportato alla Firebird standard, che ha rivisto anche nelle colorazioni il proprio design, e che ovviamente è una moto più fruibile della SP e che è più adatta a tutti quelli che hanno un cuore racing ma che non vogliono fare soltanto quasi pista. Ma sempre nel Supersport Honda anche ha pensato a chi si avvicina a questo mondo, quindi con la nuova CBR 300R. E poi ci sono delle novità molto importanti nell'area delle medie cilindrate. Honda ha portato quest'anno un terzo motore nuovo nell'arco di 3 anni, che è il 650. È stato montato sulla CB650F, che è una naked molto aggressiva, molto giovanile, e che ha delle caratteristiche di design che ricordano addirittura la mitica CB400. E che ha una sua sorella, che è la CBR 650F, che è la versione super sportiva, per appunto delle sensazioni più racing, e però ha anche portato, oltre a questo motore nuovo, degli aggiornamenti importantissimi alla seconda e terza moto più vendute d'Italia, che sono l'NC 750X e l'Integra, che noi chiamiamo a volte moto, a volte scooter, perché effettivamente rappresenta entrambe le categorie, con maggiore coppia, maggiore potenza e addirittura minori consumi, 29 km al litro, che è un record assoluto per dei motori 750. All'EICMA 2013 le novità Kawasaki. Le novità Kawasaki ad EICMA 2013 sono la Z1000, che è il nostro cavallo di battaglia, una street fighter oramai giunta alla quarta generazione, con un design particolarissimo, molto aggressivo, che continua nella tradizione di rottura degli schemi delle Super Naked. Questa ultima generazione presentata oggi qua parte principalmente da una parola italiana, che è cattivo, che era il brief dato ai nostri designer proprio in italiano per far sì che esprimessero questo
concetto di aggressività. In giapponese si dice sugomi e nella comunicazione vedrete questo ideogramma giapponese che è appunto sugomi, che significa cattivo. Direi che ci sono tutte le caratteristiche del DNA Kawasaki, una moto molto facile da guidare, molto divertente, le sensazioni di guida, di power feeling si sentono già dai bassi regimi, infatti l'esaltazione della guida viene già ai medi bassi regimi, per cui è fruibile da tutti, senza ovviamente penalizzare tantissimo la riduzione della potenza massima, perché questo viene da un motore molto più potente che è stato addolcito in qualche modo, ma con una rapportatura che permette un divertimento continuo su tutti i tipi di strade di utilizzo. L'altra grande novità di Kawasaki in questo EICMA 2013, più che un prodotto, è un nuovo mondo per noi ed è lo scooter, creando un prodotto con un DNA tipicamente Kawasaki, una grande attenzione ai dettagli, alla cura, alla sicurezza e soprattutto che mantenesse lo spirito di quello che è il lavoro e l'attenzione che Kawasaki pone in tutti i suoi prodotti. Tant'è vero che il nome J300, è stato scelto questa lettera proprio perché è la prima lettera di una parola giapponese che è Jonetsu, che significa passione, la passione che noi mettiamo in tutti i nostri prodotti. Per le novità Suzuki a EICMA 2013 troviamo sicuramente l'attesissimo V-Strom 1000 che vedete qui alle mie spalle, una moto completamente nuova, riprogettata da zero, prendendo i commenti e anche critiche dei clienti precedenti. È un motore nuovo, passiamo dal precedente 956cc a 1037, cresciuta la coppia, è cresciuta la potenza della moto. E in particolare la coppia è stata spostata a un numero di regimi molto più basso per conferire più versatilità a questo modello. La moto, al di là di aspetti stilistici che la personalizzano molto, la caratterizzano molto sul mercato, è estremamente leggera. Rispetto al modello precedente perdiamo 8 kg che si traducono anche in performance migliorate, anche in termini di consumo. Questa moto oggi ha un consumo chilometrico che si attesta intorno ai 21 km litro, quindi con un serbatoio da 20 litri ha un'autonomia che supera abbondantemente i 400 km. La moto di serie arriva con impianto ABS, con per la prima volta per le moto Suzuki un sistema di controllo di trazione di derivazione MotoGP. La moto ha tutto un sistema nuovo di sospensioni che permettono la completa personalizzazione, il display è anche nuovo, si arricchisce di informazioni necessarie alla guida, oltre che ha tutta una serie di accessori specificatamente studiati per questo modello, come ad esempio le borse laterali e il bauletto, di una forma particolarmente rastremata che conferisce alla moto quindi compattezza e appunto tutto tradotto in una manovrabilità eccellente di questo mezzo. L'altra novità è il nuovo Burgma 125 o 200, abbiamo sostanzialmente stesso scooter, cambia il propulsore, quindi abbiamo anche qua un mezzo che è stato rivisto dal punto di vista del design, avvicinandolo molto al fratello maggiore, il Burgma 650, con anche qua delle rivisitazioni a livello di motorizzazione e di iniezione che hanno conferito a questi due mezzi dei consumi da record. Del 125 parliamo di oltre 34 km con un litro, il 200 siamo sopra i 30 km al litro. Il modello in particolare adesso ha guadagnato ad esempio un parabrezza frontale molto più alto, parliamo di 11 cm in più, che migliora la protezione aerodinamica del passeggero e anche del guidatore anche un pochino più alto. Inoltre abbiamo un nuovo quadro strumenti di forte derivazione automobilistica, abbiamo due indicatori analogici interposti da un display multifunzione, anche qua con una completezza di informazioni abbastanza importante.